Ciao, in questo video ti mostrerò i contenuti del corso Supera, uno dei nostri corsi più completi. Innanzitutto, dove si trova il corso Supera? Basta cliccare nella sezione Corsi sul nostro sito. Da qui avrai accesso a tutti i programmi di preparazione del test che affrontiamo, quindi per la preparazione al test di medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie. Una volta effettuata l'iscrizione, cliccando sulla tua area utente, avrai accesso al nostro portale. Con le credenziali a cui hai accesso, puoi entrare all'interno del corso Supera. Ecco come appare l'organizzazione del corso. Innanzitutto vedete qua, nella barra in alto, tutte le varie sezioni. Abbiamo una sezione introduttiva, una sezione comprendente gli ebook che potete scaricare, una sezione di biologia, di chimica, di matematica, di fisica, di logica e di cultura generale. In più c'è una sezione sulle simulazioni, un video finale che si sblocca qualche settimana prima del test, e una sezione contenente le estensioni a cui è possibile iscriversi avendo accesso a dei materiali inediti e aggiuntivi. Ma partiamo con la sezione introduttiva. Qui ti spiegherò esattamente come ho organizzato il portale e come far sì che tu possa ricavare il massimo da questo programma. Non solo, ti spiegherò come funziona, come utilizzare le mappe mentali. Le mappe mentali sono degli strumenti incredibili per riuscire a ripassare velocemente dei concetti teorici complessi e per riuscire ad avere una visione d'insieme su ognuno degli argomenti presenti al test e che vengono trattati nel corso. In più c'è una sezione riguardo l'iscrizione graduatoria che verrà aggiornata continuamente con tutte le novità riguardo al test. Poi c'è la sezione degli ebook. Ecco, nella sezione degli ebook avrai accesso ai nostri ebook di teoria e di pratica. Il manuale di teoria comprende tutti gli argomenti teorici necessari per il superamento del test ammissione. Sono 500 pagine e, come potete vedere, vengono trattati davvero tutti gli argomenti ministeriali. In particolare sono dotati di grafiche interattive che vengono riprese anche dalle video lezioni e riportano i concetti fondamentali che vengono spiegati in ogni video. Nel manuale di pratica invece, che anche questo ha circa 550 pagine, sono presenti più di 1200 quiz e svariate simulazioni. Qui i quiz sono suddivisi per ogni argomento, quindi per ogni video avrete degli specifici quiz che trattano gli argomenti trattati nella lezione. A questo punto voglio mostrarti come è organizzato il materiale di subito ammesso, nel senso che le nostre lezioni, come potrai vedere, non sono delle semplici presentazioni PowerPoint statiche e dotate di una scarsa capacità anche di trasmettere i contenuti, ma sono studiate nei minimi dettagli per riuscire a fornirti tutte le informazioni necessarie ed aiutarti nella fase di memorizzazione. Ad esempio, prendiamo il tessuto nervoso e il sistema nervoso. Questo capitolo è suddiviso in due video, quindi con due video di 10-15 minuti l'uno vengono trattati tutti i concetti fondamentali sul sistema nervoso. Ora vi faccio un attimo vedere un video sul sistema nervoso in modo tale che voi possiate vedere che tipo di grafica utilizziamo, che tipo di animazioni e che tipo di strumenti utilizziamo affinché voi possiate davvero memorizzare al massimo questi argomenti e potenziare e velocizzare il vostro studio, il che è fondamentale perché molti di voi magari hanno finito la maturità o hanno pochi mesi per riuscirsi a preparare il test e quindi hanno necessità di ripassare in maniera mirata tutti gli argomenti per riuscire a superare il test. Questi video sono studiati esattamente per questo. Da un punto di vista strutturale, i neuroni sono costituiti da tre parti: il soma, i dendriti e l'assone. Il soma, detto anche corpo cellulare o pirenoforo, è la porzione che contiene il nucleo ed il citoplasma. I dendriti invece sono prolungamenti citoplasmatici, ramificati, deputati alla ricezione di stimoli e la loro trasmissione avverrà verso il corpo cellulare, quindi una trasmissione centripeta. L'assone invece è singolo e lungo, alle volte può raggiungere anche il metro di lunghezza ed è deputato alla trasmissione centrifuga degli impulsi nervosi, quindi dal corpo cellulare verso altri neuroni o verso le cellule degli organi effettori. L'assone origina in corrispondenza del cosiddetto cono di emergenza e dalla sua estremità si sfrangia in un certo numero di ramificazioni terminali, ognuna delle quali termina con una sinapsi. La membrana plasmatica dell'assone è detta assolemma, mentre il citoplasma è detto assoplasma e, come detto, gli assoni sono specializzati nell'inviare stimoli nervosi.
La maggior parte degli assoni è avvolta da un rivestimento esterno detto guaina mielinica, formata da particolari cellule gliali che possono essere di due tipi: oligodendrociti se ci troviamo a livello del sistema nervoso centrale, o cellule di Schwann se ci troviamo a livello del sistema nervoso periferico. Ok, per ogni video avrete a disposizione inoltre una mappa. Che cos'è la mappa mentale? Cliccando qui avrete l'opportunità di scaricarla. La mappa mentale, come potete vedere, è un riassunto schematico di tutti i concetti che vengono riassunti nel video. Perché è importante avere la mappa mentale? Per vari motivi. Potete utilizzarla nella fase di ripasso, quindi con queste mappe potete, ad esempio, aiutarvi nella ripetizione orale di tutti i concetti che vengono spiegati nel video. Oppure ancora potete utilizzarla per seguire la lezione, cioè potete stampare la mappa mentale e poi ascoltare il video, guardare il video con sotto la mappa e magari prendere appunti man mano che vengono spiegati i concetti teorici. Questa però è solo una delle varie sezioni presenti nel corso Supera. Nella sezione di chimica vengono affrontati tutti gli argomenti teorici richiesti per il superamento del test, quindi si parte con la materia, le leggi chimiche e i modelli atomici, per poi andare a parlare di concetti più complessi come ad esempio le reazioni chimiche, la cinetica chimica e l'equilibrio chimico, gli acidi e le basi, quindi vengono ad essere trattati tutti gli argomenti presenti poi in sede d'esame. Ogni argomento, come potete vedere, ad esempio il capitolo acidi e basi, viene suddiviso in varie sottocategorie in cui vengono spiegati poco per volta i vari concetti teorici. Inoltre, sotto ogni lezione avete l'opportunità di fare domande per chiarire passaggi o esercizi che non vi sono molto chiari. Il nostro team vi risponderà entro 24 ore. Ad esempio, in questo quiz sui geni e le leggi di Mendel, una ragazza ha fatto una domanda e il nostro team ha dato una risposta precisa e concisa che è riuscita a risolvere il dubbio della studentessa. Ancora vediamo la sezione di matematica. La sezione di matematica è davvero molto molto carina perché va a ripassare tutta la matematica che viene trattata in un liceo scientifico, suddivisa per argomenti, quindi abbiamo dalle basi, quindi dall'algebra, le operazioni e proprietà, le equazioni di primo grado, di secondo grado, fino ai concetti di geometria analitica, di funzioni, di probabilità e di calcolo combinatorio. Ancora abbiamo fisica, la fisica è divisa in 9 argomenti principali, quindi cinematica, dinamica, lavoro ed energia, dinamica dei fluidi, e vengono ad essere trattati tutti i concetti principali che sono oggetto del test. Ad esempio, qui potete osservare il capitolo sulla dinamica, con le varie leggi di Newton, le leggi di Keplero e la forza di attrito. Qui avrete la mappa, ogni video presenta una mappa mentale che riassume i vari argomenti, e se avete domande potete sempre porle sotto il relativo video. Oppure ancora nella cinematica, ad esempio, che è uno dei concetti base, tra l'altro ci sono anche alcuni quiz su questo argomento, generalmente avrete il video in cui vengono trattati i vari concetti e la possibilità di fare domande. Vedete, ci sono delle domande, il nostro team risponde generalmente appunto entro 24 ore. Come potete vedere, i ragazzi del nostro team sono davvero molto disponibili e ci tengono proprio a farvi capire i concetti. E solitamente, come potete vedere in questo caso, le risposte sono esaustive e gli studenti sono molto soddisfatti. Ancora abbiamo la sezione di logica, che si divide in 4 diverse sezioni. In queste sezioni di logica vengono affrontate tutte le tipologie di quiz possibili che potete trovare in sede d'esame e per ognuno di essi vi vengono forniti delle strategie di risoluzione. Poi abbiamo una breve sezione di cultura generale in cui sono trattati degli argomenti chiave, quindi sul governo e la Costituzione, l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali, e poi abbiamo la sezione sulle simulazioni. Qui potete trovare un video introduttivo in cui vi fornirò i concetti fondamentali per riuscire ad affrontare al meglio i quiz e le simulazioni, e poi abbiamo le varie simulazioni ufficiali degli anni passati divise per categorie, quindi abbiamo tutte le simulazioni ufficiali di medicina dal 2013 al 2021, e ovviamente vengono aggiornate in continuazione. Qui non sono le classiche simulazioni che potete trovare online. Sì, online potete trovare le prove degli anni scorsi, ma 1. La risposta corretta in quei casi è sempre la A, e 2. Non viene data la soluzione commentata. In queste prove, invece, tutte le risposte sono rimescolate e abbiamo per ogni quiz la soluzione commentata fornita dai nostri tutor. Qui infine abbiamo il video finale, che è un video che vi verrà reso disponibile poche settimane prima del test. È un video che serve proprio per darvi la carica finale, quindi per il rush finale.
Infine abbiamo la sezione delle estensioni, in cui potete trovare dei contenuti aggiuntivi ed inediti che possono potenziare ulteriormente la vostra preparazione in vista del test. Vedete, questo corso funziona, ma non sono io a dirlo, sono i ragazzi che si sono già iscritti e che hanno già affrontato e superato il test e che in molti casi hanno deciso di lasciarci la loro testimonianza. Nel nostro sito potete trovare alcune delle testimonianze più belle che alcuni ragazzi ci hanno lasciato, come ad esempio la storia di Matteo, la storia di Letizia, la storia di Nicolò, tutti studenti che sono entrati nelle loro prime scelte, oltre che testimonianze invece scritte che ci lasciano tantissimi studenti. Vediamo ad esempio una piccola parte della testimonianza di Matteo. Ciao, sono Matteo Sobrero e sono al secondo anno di Medicina e Chirurgia in Inglese presso la Facoltà di Bologna. Grazie al subito ammesso posso dire di essere entrato in tutti e quattro i test di ammissione che ho tentato, quindi sia Medicina in italiano che in inglese, ma anche la Facoltà del San Raffaele in italiano e in inglese. Se devo essere sincero, negli anni mi sono accorto che la preparazione al test di medicina era sempre diventata più incentrata sul guadagno piuttosto che sull'attenzione allo studente. Beh, in subito ammesso ho trovato esattamente l'opposto. Ha un prezzo più che onesto e una selezione di materiali più che sufficiente per la corretta preparazione a tutti i test di ammissione. Durante il periodo di preparazione del test ho avuto dei momenti molto duri, di grande sconforto in cui avrei voluto mollare tutto. Passavo ore e ore su libri a studiare interi capitoli che di fatto non mi sarebbero serviti a molto. Poi ho scoperto subito ammesso, con queste video lezioni che potevi guardare ovunque, in spiaggia, in macchina, in treno, e con le mappe concettuali e i quiz creati ad hoc fissavi gli argomenti studiati in pochissimo tempo. Quindi è con tutto il cuore che vi consiglio subito ammesso e vi faccio un sincero in bocca al lupo. L'anno scorso, tra l'altro, abbiamo rilevato un'alta percentuale di ammissione degli studenti che hanno risposto ai nostri questionari. Ovviamente questa percentuale varia da anno in anno e non è assolutamente l'iscriversi in maniera passiva a questo corso che ti farà superare il test, ma bensì questo è un incredibile strumento che, se utilizzato come ti spieghiamo noi, ti permetterà di raggiungere una preparazione davvero eccellente ad un prezzo a prova di studente. Scusate il gioco di parole. Se avete delle domande, scriveteci per mail oppure sui nostri canali social. Per qualunque cosa siamo a disposizione. Ciao e a presto!